From Sanremo, siamo in diretta proprio qui dal Porto Vecchio, il Festival di Sanremo. Siamo arrivati alla seconda giornata e qui con Tammy T, cioè Valerio Palmieri, giornalista di chi? Io direi è pagella time. Vogliamo fare un po', dare un po' di voti, vedere chi ci piace, chi non ci è piaciuto. Allora, visto che molti hanno detto che il festival è piaciuto perché erano belle le canzoni, parliamo delle canzoni. Ok. Allora, promossi e bocciati facciamo, giusto? Un po' di miele e un po' di fiele, come si suol dire. Allora, secondo me, così anche a detta dei colleghi, i La Cruz sono in pole position per la qualità della canzone, una canzone giusta, una canzone molto con anche un pezzo di lirica un po' alla Morricone, quindi sono piaciuti molto anche se difficilmente arrivano, no? Uno che ha messo tutti d'accordo è il professore Roberto Vecchioni. Ha messo d'accordo tutti, vero? Questo qua è il suo festival, perché lui disse proprio prima di partecipare: la mia mente è quella di un ragazzino, il mio fisico è quello di un signore avanti con gli anni, e quindi vorrei godermi un Sanremo ancora, diciamo, in forma, no? Un po' alla Morandi, insomma, Sanremo di corsa. E quindi sta riscoprendo delle cose che lui, che insomma è stato uno dei mattatori del premio Tenco, che era un po' alternativo a Sanremo. In questo momento sta godendosi il giusto tributo del festival più nazional popolare, insomma, sì. Lui che è un grande divulgatore, Vecchioni, quindi è giusto che si offra al grande pubblico. Quindi qui stiamo parlando delle cose, delle note positive, delle note liete. Sì. Chi ha deluso un pochino sono state le regine della musica italiana. Quindi ci aspettavamo tanto. Patti Pravo ha avuto, secondo me, qualche problema di voce. Io oggi ho risentito la canzone in radio ed è molto bella. Peccato che l'esecuzione non è riuscita, penalizzata. Però, insomma, le interpreti hanno questo problema che se non sono al massimo danno tutto in quello, nella performance, no? E quindi, secondo me, ha avuto un piccolo problema vocale. C'è il duetto con Morgan che, secondo me, ci delizierà, insomma. Sì. Due fuori di testa, quello sicuramente ci piacciono, quindi ha la possibilità agli esami di riparazione. E poi ha deluso Anna Oxa, che pur essendo una sempre avanti, forse ecco, talmente avanti che viene capita sempre dopo un po' troppo tardi. Però ecco, lei tra l'altro, appunto, dicevamo un'edizione minimal per lei, perché dorme in un albergo molto minimal. Sì. E che tra l'altro è lo stesso albergo dove siamo tutti noi, non posso dire. Vedrete. Scoperto 5 minuti fa. Ecco, però vi consiglio di non parlarle del festival, perché non l'ha presa benissimo. Le mie mi taglia la testa, tu dici che se la vedo nei corridoi dico ciao Anna, come sta andando? No, però anche questo è un buon segno, perché vuol dire che i cantanti ci tengono, no? Cioè non vengono qui a fare solo promozione, ma proprio sentono la gara. E quindi diciamo, pur essendo le note appunto meno positive. E poi un'altra cosa che ha lasciato un po' freddi è stata la presenza assenza di Battiato, no? Che appunto è l'alieno di Sanremo, come il titolo della sua canzone. La canzone ricorda molto il repertorio anni 80 di Battiato, e lui è venuto a Sanremo dicendo: non voglio parlare con nessuno, non voglio vedere nessuno. Ottimo, questo è proprio il posto dove venire se vuoi avere un rapporto così. E poi in chiusura? In chiusura una constatazione molto divertente, che Albano, che ha sempre fatto canzoni d'amore, fa una canzone impegnata. E appunto tipo Vecchioni, La Cruz, che hanno fatto sempre canzoni comunque molto difficili, cantano l'amore. Quindi c'è questo scambio di ruoli. Okay. Però rende tutto molto più vario, no? Ottimo, allora questa è un po' la pagella che abbiamo voluto fare in questa seconda giornata live from Sanremo con Tammy T e Valerio Palmieri, giornalista di chi. Torniamo tra pochissimo, ora diamo spazio alla musica. David Bowie and Pat Metheny.